Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. I pensionati nei prossimi mesi, nello specifico a luglio, riceveranno un raddoppio. Vediamo quando è la data da cerchiare il rosso in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Ci sono importanti novità per quanto riguarda le pensioni. Come abbiamo spiegato nei precedenti video, il governo ha deciso di riconoscere un assegno per i lavoratori e pensionati con un reddito inferiore alla soglia dei 35.000 euro per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzo. Il bonus una tantum è previsto anche per i prepensionati e per chi a giugno percepirà l'indennità di disoccupazione. Questo vuol dire che per una particolare categoria di percettori a luglio l'assegno sarà doppio. Come dicevamo, la data da segnare sul calendario è quella del 1° luglio, in quanto i pensionati con un reddito annuo non superiore alla soglia dei 35.000 euro potranno ricevere il bonus da 200 euro, mentre quelli con un reddito annuo inferiore ai 13.659 euro riceveranno anche la 14ª, non solo i pensionati, perché il bonus a luglio arriverà anche ai lavoratori, che entro la fine di giugno risulteranno destinatari della cosiddetta indennità di disoccupazione. A loro poi si aggiungono anche i cosiddetti lavoratori stagionali. Il bonus da 200 euro dovrebbe quindi essere caricato in un'unica soluzione con l'assegno del 1° luglio in aggiunto alla pensione. Per quanto invece riguarda la 14ª, spetterà nel 2022 a 4 milioni di pensionati che hanno un reddito personale annuo inferiore ai 13.659 euro. L'importo della 14ª, come sempre, varia a seconda degli anni della contribuzione maturata, da 437 a 655 euro per i pensionati che hanno almeno 64 anni di età e un reddito inferiore a 1,5 volte rispetto all'importo della pensione minima, e da 336 a 504 euro per i pensionati sopra la soglia dei 64 anni e con un reddito compreso tra gli 1,5 e 2 volte il trattamento minimo. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.